1200 euro a 1600 euro ai golf arancini. Seconda cosa, la lettera, questa benedetta lettera di cui tutti parlano e che io avrei nascosto, non è vero, lo potrà testimoniare, io mi auguro il prima possibile, il direttore dell'ex IACP della società Aria, il quale dopo l'arrivo di questa lettera ha parlato con me e mi disse dottor Maciocco, allora per poter avere questi finanziamenti, il primo presupposto che voi dovete avere è essere proprietari del terreno da poter cedere all'Aria e dove noi possiamo, come ha detto Andrea, spendere i soldi. E invece non eravamo proprietari di nessun terreno. Ok, mi pare che vada bene come... Comunque... No, chiudiamo un attimo adesso perché adesso introduciamo un'intervista, perché Golfo Aranci in questi ultimi anni è stata seguita con particolare attenzione da un'associazione ambientalista molto attenta e intraprendente, che è il gruppo di intervento giuridico presieduta da Stefano Deliperi. Proprio su Golfo Aranci e sui diversi interventi di questa associazione relativi a investimenti immobiliari sulla costa, Viola, che a Golfo Aranci si costruisce senza stare attenti, insomma, a quelle che sono le procedure di legge in materia di tutela ambientale a livello nazionale e comunitario. Lei che ne pensa? Beh, questo è sotto gli occhi di tutti. Io non voglio entrare nel merito del problema per quanto riguarda l'aspetto legale, però sempre per quanto riguarda l'ambito complessivo di questa operazione di cui stiamo parlando, quindi della STU, è proprio lì il problema, che per stare a dover risolvere tutte queste grane burocratiche e legali, noi abbiamo perso di vista il vero obiettivo, che poi penso sia quello che interessa alla collettività, risolvere i problemi dei cittadini. Noi adesso stiamo da 6 anni parlando di questo progetto e i cittadini di Golfo Aranci, ripeto, non hanno avuto risposte concrete. Per quanto riguarda il fatto che Giuseppe diceva io ho parlato, io ho fatto, a me mi fa sorridere il fatto, perché c'è quello che dovrebbe essere fondamentale in un'amministrazione. Tu puoi parlare con chiunque, ma dovrebbero essere gli atti comunali, le determine che fanno fede. Parlare con le persone e poi scoprire che in realtà le cose stanno in maniera diversa non ha senso, quindi sono sempre chiacchiere che ormai i cittadini sono veramente stanchi di sentire. Pasolino. Beh, su questo... Partiamo da Deliperi. Va bene. Allora, per quanto riguarda il discorso della valutazione di impatto ambientale... Baia Caddina. Baia Caddina. Esistono due posizioni diverse. L'ufficio Savi sostiene che per quel tipo di progetto bisognava fare la valutazione di impatto ambientale. Secondo il comune di Golfo Aranci, la valutazione di impatto ambientale per le caratteristiche del sito, in quanto era inserito all'interno del centro urbano di Golfo Aranci, per una serie di, perché se no ci dilunghiamo veramente tanto, sì, per una serie di motivazioni, non andava fatto la valutazione di impatto ambientale. Tengo a precisare che questa è una situazione che io ho ereditato, l'ho ereditata, l'ho controllata, ho valutato che anche secondo noi non doveva essere fatta la valutazione di impatto ambientale. Non entro nel merito se poi sarebbe stato giusto farla, soprattutto in un sito delicato come quello di Baia Caddinas, però io devo, da amministratore, devo esaminare le carte, come diceva Andrea. Io, esaminando le carte, ho visto che poteva non essere fatta in quel caso la valutazione di impatto ambientale, e quindi siamo andati non abbiamo bloccato il progetto. Il fatto stesso che il governo del territorio, il quale è stato chiamato in causa dall'ufficio Savi diverse volte, non ha di fatto bloccato questo progetto, la dice lunga. Evidentemente non è chiarissima come situazione. Adesso la cosa importante è, a prescindere da tutto, chiarire questa situazione per fare in modo che il progetto vada avanti. Però non è neanche vero che non si è fatto niente per la problematica della prima casa, perché io mi posso prendere la responsabilità di questi 2 anni, 2 anni e mezzo. In questi 2 anni e mezzo è stato fatto il bando, che è uno è la base per poter fare le case di edilizia convenzionata. È stato fatto, è pronto, poteva essere pubblicata anche la graduatoria, è stata fatta anche la commissione. Il commissario, per sua scelta, non ha voluto andare avanti. Appena... Io sono convinto che questo lo potrà fare anche Andrea, a meno che non dirà il contrario, ma io sono convinto che chiunque dei due vincerà questa campagna elettorale, mi auguro io, logicamente, la prima cosa che farà sarà quella di convocare la commissione e far fare la graduatoria per assegnare queste case. Viola, a Golfo Aranci è meglio continuare a costruire o basta quello che c'è e lo si può sfruttare meglio?
Partiamo da un dato concreto. Domanda semplice, semplice. Partiamo da un dato concreto. In base a un'indagine Istat, il 94% delle case presenti nel nostro territorio sono destinate a seconde abitazioni. Questo penso che sia un dato su cui riflettere, importante, perché un paese che deve appunto dare la possibilità ai propri cittadini di rimanere nel proprio territorio, con il 94% delle seconde abitazioni di certo non può continuare ad avere quello sviluppo di paese, ma bensì sta subendo purtroppo e ahimè un'involuzione, diventando un villaggio di seconde case. Questo è il problema concreto da risolvere. Poi si parla, ripeto, di tante cose, ma i cittadini da tanto tempo aspettano risposte che non sono mai arrivate. Fasolino, costruire ancora o sfruttare meglio quello che c'è? Allora, sfruttare sicuramente meglio quello che c'è, costruire in maniera diversa. Probabilmente una programmazione urbanistica che si è fatta nelle precedenti amministrazioni non è stata del tutto perfetta. Però ogni volta si tira fuori il discorso del 94% delle seconde case. Sono troppe, assolutamente sono troppe. Però è anche normale che ci sia questa tendenza in un posto bello come Golfo Aranci. Difficilmente una tendenza di questo tipo la puoi trovare all'interno, la puoi trovare in un altro posto che non è così bello. È normale che chi costruisce vuole andare nei posti migliori e quindi viene a Golfo Aranci. Però questo non vuol dire che bisogna continuare a costruire. Bisogna modificare il tipo di costruzione. Secondo me, ad esempio, una carenza di Golfo Aranci è di alberghi. Non abbiamo alberghi cittadini, non abbiamo alberghi dentro il paese e questa è una cosa che non si può sostenere. E poi, secondo me, le future costruzioni non dovranno essere più costruzioni di seconde case con questa tipologia, dovranno essere ville, ville particolari, ville che diano la possibilità di avere più territorio possibile, in maniera tale che il territorio non sia costruito, ma soprattutto alberghi cittadini. Sul mare. Alberghi? Sul mare? Alberghi cittadini. Golfo Aranci è una lingua di terra, cioè il punto più lontano nel comune di Golfo Aranci dal mare è 500 metri. Comunque li metti e dove li metti sono vicini al mare, quindi anche se non sono sul mare va bene lo stesso.